Parliamo brevemente del romanzo storico Confessioni di un italiano, scritto da Ippolito Nievo. Ricordiamo che un romanzo è storico quando ha l'ambientazione in un periodo storico preciso, narra fatti storici e personaggi in parte realmente esistiti. È ambientato nel periodo precedente l'Unità d'Italia, almeno questo romanzo. L'Unità d'Italia risale al 1861. Confessioni di un italiano ha come protagonista Carlo Altoviti, un signore ormai anziano, sugli 80 anni, che ripercorre la sua vita ricordando anche episodi precedenti. Ci sono quindi dei flashback o analessi. Altri personaggi secondari sono in gran parte parenti amici del protagonista stesso. La trama, che ricordiamo è l'elenco dei fatti raccontati in ordine cronologico, è molto complessa. Questo significa che vi è un notevole intreccio. Per intreccio si indica l'elenco dei fatti nell'ordine in cui essi sono esposti nel libro. Naturalmente, più la trama si discosta dall'intreccio, più il romanzo è complesso. Carlo Altoviti è un patriota che vorrebbe vedere realizzata l'unità d'Italia. Questo richiama alcune caratteristiche autobiografiche da parte dell'autore. La lingua è un italiano ricco di termini dialettali. Una lingua molto diversa da quella dei Promessi Sposi di Manzoni. Confessioni di un italiano è scritto in un tempo breve, anche questa è una grossa differenza rispetto ai Promessi Sposi tra il 1857 e il 1858. L'autore, Ippolito Nievo, è nato a Padova nel 1831. È morto poi in un naufragio, peraltro abbastanza sospetto, nel 1861, proprio l'anno dell'unificazione dell'Italia. Nievo si avvicina agli ambienti del Risorgimento, cioè dell'epoca del movimento che porta all'unità d'Italia, e partecipa alla cosiddetta Spedizione dei Mille, l'intervento militare guidato da Giuseppe Garibaldi e dai suoi soldati volontari proprio per unificare l'Italia. Per questo video è tutto, vi ringrazio. Se volete, se potete, seguite ogni giorno le pillole umanistiche su TikTok e iscrivetevi al canale YouTube Umanistiche Online. Non costa nulla, ma è un aiuto al nostro modesto lavoro.